Quindi deve essere composto da un minimo di 3, ma un massimo di 5 soggetti per quanto riguarda il gruppo di allevamento, che si discutano direttamente sul donore, e senza distinzione di sesso, quindi possono essere maschi e femmine, oppure tutti maschi, oppure tutte femmine. E alla volta del gruppo di Golden Retriever,